Dove credi di andare? Lasciami! Che succede? Alessandro per me è una persona molto speciale, ragazzi. Ecco, credo di essermi innamorata. Se sapessimo che in un attimo può finire tutto, che potremmo non rivedere la persona a cui vogliamo bene davvero, non perderemmo più tempo, le diremmo subito ti amo. Sembra una regola per gli esseri umani. Si rendono conto di quello che avevano dopo averlo perso. Beh, ragazzi, basta, su con la vita, sono sicuro che torneremo. Sì, lo zio non ci abbandonerà. Io ho già perso le speranze. E in questo periodo ho capito che a volte il male prende il sopravvento. Altrimenti non saremmo tornati di nuovo qua. Quanti segni sono necessari per formare il sigillo e arrivare al tesoro? Beh, pensavamo che ce ne volessero 6, ma ora ne è apparso uno nuovo, quindi sono 7. Ah, aspetti, 5 sappiamo chi sono. Sì. Avril, Luz, Caterina, Alessandro e Martina. Certo, come sarebbero 6, ma manca il 7º. Il 7º? Non si sa chi è. No, non sappiamo né chi è né dove sta. Se riuscissimo a scoprire chi è, potremmo trovare la soluzione di tutta questa storia. Lui è il 7º segno. Esatto. Hai vinto, ti do tutto quello che vuoi. Avrai il mio tesoro in cambio di Luna e dei miei 5 nipoti. Come faccio a ridarti Luna se non sono io ad averla? Rispondimi, Eusebio, è con te! Ti sto facendo una proposta definitiva! Lo chiamiamo? Lo chiamiamo o non lo chiamiamo? Lo chiamiamo, eh? Sì, sì. Pronto? Luna, amore mio, dove sei? Dove sta? Alessio, ti ho mentito, perdonami. Scusa Alessio, ma ti ho mentito. Ti ho ingannato. Tu hai sposato Lucilla, non Renata. No, no, no. Ma che dici, Luna? Dimmi dove sei, per favore, che vengo da te. Stai bene, amore? Passamela. Ti ho mentito su Lucilla perché non sopportavo di vederti felice con lei. No, no, no. Io so la verità. So che Lucilla non è Lucilla, che mi ha ingannato con l'aiuto di Eusebio, che agivo contro la mia volontà, amore. Per favore, dimmi dove Alessio. Sei. No, Alessio. Lucilla ti ama. È lei la donna della tua vita. Io sono innamorata di Felipe. Non soffrire più per me, non me lo merito. No, no, no. Ma che storia è questa? Per favore, dimmi dove sei. Non attaccare prima di dirmi dove sei, per favore. Ah, è andata molto bene, visto che potevi farlo. Molto bene, mi piaci, così obbediente. Ma che brava. Ho fatto quello che volevi, nient'altro. Ora promettimi che non gli farai niente. Tu preoccupati per te. Ti do un consiglio d'amica. Preoccupati per te e non per Alessio, va bene? Beto, che facciamo con la ragazza? Comincia a darti fastidio?
Veramente sì, è un problema. Tu, che hai tanta esperienza, hai qualche idea? Vuoi spiegarmi, Alessio, perché non sì, me l'hai passata? Sì, calmi, che altro ha detto? Che altro ha detto, bugie, tesoro? Solo bugie, ecco che ha detto. Dov'è Luna, Alessio? Mamma, dov'è Luna? Sta tranquilla, perché se ha chiamato vuol dire che sta bene. Tanto come può stare bene? No, calma, non ne sono ragazzi. Sicuro, per me la stavano forzando. Diceva troppe sciocchezze, non può. Non era Luna quella che e stava parlando. E se le stessero dando la pozione come oh, a te? Oh mio Dio, io vado lì, dov'è? Ma dove voglio va, sapere Guzman, dov'è. Si calmi, come dove posso va? Calmarmi? Non ha detto che le danno una pozione o non so che, sì, che non sappiamo dov'è. Voglio andare da lei, Alessio, perché io voglio andare a cercarla, però non sappiamo dove, perché non abbiamo nessuna pista, mi capisci? No. Calma, Guzman, calma, Guzman, coraggio. È una follia. Buono, buono. Lei dice che ama Felipe, che Lucilla è la donna della mia vita e che io sarò felice con lei. Ma no, dai, Alessio, Luna ha detto che sei l'uomo che ama e che il suo amore sei tu, è impossibile. Io che la conosco, lei... Luna, so com'è, Alessio. Le sue idee non cambiano. Te lo giuro su quello che vuoi. L'ha detto a me, eravamo da sole, non può aver cambiato idea, Alessio, è impossibile. Sì, non... E infatti non ha sposato Felipe. Lo so, la stavano obbligando, evidentemente è stata rapita. Da chi? Con chi era? Chi può essere? Felipe, esattamente, per realizzare i suoi piani. È ossessionato, lo capite? Io non so dove devo dirigermi, però mi muovo immediatamente. Andiamo a cercare Felipe. Certo, andiamo. Forza, andiamo. No, ferma, no, mamma, no, dove no, vai? Non con loro. No, mamma. Sta no, con lei, Toc, hai un ordine, in apis, in apis. No, sta no, con no, lei. Sta con me. Sta con lei. Guzman, Alessio. Questo è un mistero. Dove sarà finita Luna? Dietro una nuvola. Io non c'entro, ma Felipe pensa che sia stato io. Devo fargli credere che è così per farmi mandare Diego al posto di Luna. Ma chi l'ha presa? Non importa. L'importante è che non la liberino. Così Felipe penserà che sia con noi. Ci serve Diego. Mettiamoci al lavoro. Sì, maestro. Finalmente hai capito che sei nelle mie mani, Felipe. Eusebio! Sì, sono qui, nell'altra dimensione. E indovina un po' chi c'è con me? Luna! La tua amata Luna e i tuoi 5 nipotini godono di buona salute qui con me. Rimandameli, per favore, Eusebio, rimandameli! Ma certo, a che mi servono? Te li manderò quando mi darai il codice d'accesso. Peccato che me ne manchi uno, Diego. Diego? Diego è qui. Mandamelo e io ti restituirò questo gruppetto di ragazzi noiosi e ribelli. Non potrei sopportarli ancora per molto. Sbrigati che conviene a tutti. Se vuoi il tesoro, lo avrai. A me non importa niente. Non mi importa, voglio soltanto riavere i miei cari. Dov'è Felipe? No, qui non c'è. E allora dov'è? Non lo so, hai guardato in direzione? Bene, andiamo in direzione. Ma prima dimmi dove si trova veramente il tesoro, perché mi hai già mentito una volta. Mi hai detto che era in questa dimensione, ma l'avevi portato via. Ormai non ha senso che io ti menta. E io come posso esserne sicuro? Adesso è cambiato tutto. Nella vita ho un altro scopo da quando ho ritrovato Luna. Sei cambiato per amore! Per amore, sì, che tu sei incapace di provare. Ha cambiato la mia vita. Il tesoro, Felipe, non cambiare argomento. Qui non abbiamo i violini per accompagnare i tuoi bei discorsi. Il tesoro si trova lì da sempre. Dove? Dove? Nella dimensione dove vivi tu. Dove io stesso mi sono nascosto per tutti questi anni. Ma in che punto di questa dimensione l'hai nascosto? Nella cripta che si raggiunge dalla Mastery School, dai passaggi segreti. È proprio lì che dovrai condurre i miei nipoti. Mi manca Diego, mandamelo! E finiamo questa storia una buona volta. Però Eusebio, ascoltami, io... Dov'è Luna? Dimmi dov'è Luna! Non so dove sia, come? Tu mi devi credere, non lo so! Oh, mi ha chiamato dicendo un sacco di bugie! Aspetta. E che devo stare con Lucilla? Alessio, lasciami! Non lo so! Ora dimmi dov'è! Alessio, dimmi dov'è! Alessio! Sei solo un povero pazzo! Cercate di parlare! Dimmi subito dove si trova! Basta! Smettetela, basta, calmiamoci! Ascoltiamoci un attimo, che c'è? Siete impazziti! Dov'è Luna? Mi potete ascoltare? Sì, certo, se ci dici dov'è Luna ti ascoltiamo attentamente. Va bene, io non c'entro. È stato Eusebio. Come Eusebio? Eusebio l'ha portata nell'altra dimensione, no, è con i miei 5 no, nipoti. No. Ora dimmi tutto quello che sai. Non so niente. Ho appena offerto a Eusebio tutto quello che ho a patto che mi faccia rivedere Luna e i miei 5 nipoti. Il tesoro? Sì, Diego, tutto quello che ho per far tornare Luna sana e salva.
Che ne faccio di lei? Accetto proposte. Io sono un mascalzone, potresti pentirtene. Non mi importa, Beto. Portala lontano, portala via, non mi importa niente di lei. Portala lontano, non voglio rivederla mai più. Capisco. Portala all'estero. Va bene. Puoi farlo? Ma scherzi, stai parlando con uno specialista. Lo faccio domani stesso. Bene, ok. Mi è venuto un sonno, si è fatto molto tardi. Allora è meglio se vai a riposare. Io mi faccio un caffè per resistere ancora un po'. Va bene, d'accordo, d'accordo. Da qui a ogni costo. Mamma! Mamma, mamma, che è successo? Che è successo? Chi ha detto, Felipe? Lungo da spiegare, però venite con me. Sono distrutta, sono priva di forze, ma venite con me. Vi spiego. Non posso crederci, Alessio. Stiamo vivendo di nuovo l'incubo dell'altra dimensione. Non ci posso credere. Di nuovo? Perché era finito? Non me ne ero accorto. Piccola mia, poverina, amore. Una domanda, Guglielmo. Tu credi alle parole di Felipe? Tu dici che mente, che l'ha rapita lui. Quel tipo è un bugiardo. Lo è sempre stato. Non mento, non ti sto mentendo. L'ha presa lui. Sì, io lo so. Il problema ora è che cosa farai. Gli vuoi consegnare il tesoro? Non ho nessuna alternativa. Gli ho detto dove si trova. Per un momento ho pensato che fosse una strategia. Manca ancora una cosa, Diego. Ti devo chiedere di andare nell'altra dimensione. In questo modo Eusebio potrà aprire la cripta con il tesoro. Insomma, Eusebio, un'altra volta. Sì, però c'è qualcosa, Miranda, che ancora non mi convince. No, fermo, fermo. Non cominciare con i tuoi deliri, per favore. No, 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 ascoltami, ascoltami. Se Luna è prigioniera nell'altra dimensione con Eusebio, perché ha chiamato Alessio dicendo tutte quelle cose riguardo a Renata e Lucilla? E ha anche detto che è innamorata di Felipe. Beh, forse Eusebio l'ha obbligata. Perché se l'ha già catturata? E per allontanarla da Alessio, forse. Non lo so, Toto. Eusebio è innamorato di Luna. No, no, è impossibile. Non delirare più, Toto. Chiudi quella no, bocca. No, non sto delirando. Però se ora è con lui, perché ha chiamato? Beh, di Renata e Alessio a lui non importa. Questo è chiarissimo. Ma certo, è per questo. Non so. Non so, non ne ho proprio idea. Mi fai pensare a cose... Non so, non so, Toto. Miranda, non so se è una follia o no. Però... Però che sentiamo? E se non fosse con Eusebio? Se non fosse nell'altra dimensione? E se non è con Eusebio? Con chi sarà? Io posso andare nell'altra dimensione quando vuoi. Ma la mia presenza non è sufficiente. Io ho il sesto segno, ma per prendere il tesoro ti manca il settimo. Sì, però io non so chi ce l'ha. E questo mi preoccupa. Per poter rivedere Luna devi trovare il settimo segno, Felipe. Il prima possibile. Chi l'avrà? Chi? Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, signor direttore. Scusate, ho sbagliato il collegio. Oppure con tutti questi problemi siete così tranquilli e sereni.
Bene, spero che sarete ancora così quando saprete che Eusebio non si trova più nel collegio. Sentite, perché anche se Eusebio ormai non è più nel collegio, il pericolo continua. I ragazzi non sono ancora tornati, è ancora in vigore l'allarme arancione, è chiaro? Sono ancora con Eusebio. Sì, e anche Luna. Diego? Sì, Geronimo, dimmi. Le posso fare una domandina? Sì, questo è il momento della verità. Bene, il settimo segno l'avete già trovato? Ancora no. Tutto bene? Continuate la vostra colazione. È tutto a posto? Sì. Bene. Se tutto va come dovrebbe, presto potrete andarvene. Smetteremo di fare da esche. Esatto. E tutto grazie a chi? Allo zio Felipe. No, ragazzina. A me, che sono l'unica mente brillante in questa contesa. Felipe ormai ha confessato dov'è il tesoro e ha promesso di mandarmi chi? Diego. Molto bene, cervellone. Hai un grande futuro. Come calciatore, è chiaro. E quando verrà Diego, che cosa porterà? Il segno mancante. Oh, abbiamo un altro genio. Sai, Eusebio, questa storia noi già la conosciamo. Così bene da non fidarci di lei. Non le crediamo per niente. Ah, ma a me importa molto poco. Voi per me non siete nient'altro che uno strumento per giocare un po' al maestro crudele. E per recuperare la mia giovinezza. Ah, stupidi giovani. Se riusciste a capire che il tesoro più grande siete proprio voi, le vostre stesse vite, non sapete approfittarne. Finché non avrà Diego, Eusebio non libererà i prigionieri. Sei sicuro? Me l'ha appena detto Diego. Povera Luna, non ha mai pace. È incredibile, ha ritrovato sua sorella e poi... Che dite, starà con Alessandro? Perché sarebbe bello, no? Diego non ha detto nulla su Alessandro, a nessuno? No, non ha detto niente di speciale. Ragazzi, con quello che stiamo passando, non dovremmo annullare il festival. È ovvio, non si può fare niente. Io credo che la stessa cosa succederà con il nostro torneo di calcio. Sì, Martina e Alessandro non ci sono, non c'è alternativa. Va bene, allora dobbiamo rimandare, anche se non sappiamo a quando. Geronimo, tu devi parlare con Felipe. No, no, e perché? Come perché? Tu hai un segno sulla nuca da quando sei nato. Beh, magari è un neo o un'altra cosa. Come un neo o un'altra cosa? E se non fosse un neo? E se fossi il settimo discendente, Geronimo? Dai, dillo a Felipe, che ti costa? Io non sono di quella famiglia. Non ho mai sentito questo cognome della Fuente. Penso che mio papà me l'avrebbe detto. Oddio, Geronimo, tuo padre è sempre in viaggio. Perché non parli con Lila? Allora, Clara, la mia sorellina è finita in un altro collegio ora. E mio papà è andato a trovarla. E non lo so, non lo so. Ascolta, Geronimo, se tu lo scoprissi, potrebbero tornare i ragazzi e Luna. Pensa a loro. Hai ragione. E poi chiedere non costa niente. Certo, allora parlerai con Lila? Sì, ora prendo il mio computer e le mando subito un'email. Ok. Sì, perché credo che lei abbia un albero genealogico della nostra famiglia o qualcosa del genere. Un albero genealogico è un quadro che dà informazioni sulla famiglia. Per esempio, il papà del mio papà. Capisci? Oh, tuo nonno, il tuo papà... Certo, mio nonno, il mio bisnonno, i miei zii, i miei cugini... Bene, capisco, Geronimo, capisco. Sarai un della Fuente. Vedi, a me delle storie della famiglia della Fuente non mi importa un fico secco, lo capisci? Un fico secco! Voglio sapere dov'è mia figlia, che torni sana e salva. È possibile, Felipe? A nessuno importa della vita di Luna più che a me, Guzman. È la donna che amo. La amo da tanto, sfidando il tempo e lo spazio. Non capisco allora. La ami molto, ma da quando sei arrivato al collegio non fai che complicare la vita di mia figlia, amico. Ma tutto questo finirà. Beh, ma quando? Dimmi quando. Io sto facendo l'impossibile. Insomma, che sarebbe l'impossibile che stai facendo? Sto organizzando le cose affinché Eusebio mi rimandi Luna e i miei 5 nipoti. Bene, ti conviene che Luna torni sana e salva. O sarai tu ad avere problemi, eh? Trac, ti stacco la testa così, eh? La mostro come un trofeo a tutto il collegio. Tu sta molto attento.
Hai dormito un po'? Per niente. Miranda, io non voglio che tu ti preoccupi. Devi stare tranquilla perché ti assicuro che noi stiamo facendo davvero tutto il possibile. Perdonami, Alessio, ma non posso. Sinceramente, non posso. Per tutta la notte ho pensato a quello che ha detto Toto. Ha pensato questo. Lui dice che... se Luna è con Eusebio... Sì? Che senso ha la chiamata che ti ha fatto? Come... Allora... Certo, allora, ragioniamo. La chiamata che ha fatto Luna mi fa pensare più alla gelosia. A Eusebio non importa, pensa ad altro. Tu sei sicuro che non sia ostaggio di Renata? Renata, no. Sì, Alessio, certo. Renata, perché no? Lei è capace di tutto, l'ha già dimostrato. Sì, beh, però d'altronde Eusebio ha detto che lui l'ha rapita. Va bene, l'ha detto. Tu l'hai vista? No. Beh, io neppure, nessuno l'ha vista. Eusebio è un gran bugiardo. Forse sta ingannando Filippo per ottenere il tesoro. Luna! Luna! Oh, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere, non può essere. Dov'è? È scappata. È scappata. È appena uscita. Beh, dai, che aspetti allora, vai! Eccola lì! È incredibile! Non è possibile! Perché non è possibile? Vedi che Lila qui molto chiaramente dice che il tuo bisnonno aveva un cugino di nome De La Fuente! Oh, però... Però niente, Geronimo, è chiarissimo. Il segno che hai sulla nuca serve ad aprire il tesoro. Tu dici? Sì, è chiarissimo, è chiarissimo. Oh, e pensare che io ho sempre cercato di nasconderlo perché non mi piaceva per niente. Lo nascondevi, ma ora sai che serve ad aprire un tesoro favoloso. Sono così importante. Certo, Geronimo, e non solo per me. Oh, sai che mi sento addirittura più alto. Senti, senti, Geronimo, adesso devi dirlo subito a Felipe. Sai una cosa? Glielo dico ora. Dimmi in bocca al lupo. In bocca al lupo, Geronimo. Ma quanto scrive veloce ora, Lila. Ciao. È un lampo. Eccola lì! Andiamo! Deve essere ancora qui. Sì, deve essere qui, ma non c'è. Luna, vieni fuori subito, tanto non hai scampo. Mi hai sentita? Se ti trovo io sarà peggio. Hai sentito? Sì. È lei, è lei! Vede, questa è la foto di Renata. Stia tranquilla, signora. Faremo il possibile per trovarla. Fatelo davvero, per please. È molto pericolosa e non sappiamo che cosa potrebbe fare. Avete idea di dove può essere la gemella della ragazza? No, sfortunatamente no. Per molto tempo abbiamo creduto che Renata fosse Lucilla. Ossia, noi crediamo, purtroppo. Ed è un peccato perché la sorella è deliziosa, sarebbe una perdita per l'umanità. Sì. Crediamo che le abbia fatto del male. Sì, è da un mese che non sappiamo niente di lei. Capisco. Insomma, nessuno può darmi un indizio per aiutarmi a trovare questa ragazza. No, proprio nessuno. Aspetta, sì, può essere. Alessio, può esserci una persona in grado di dirci dove si trova Renata?
Ah, è impossibile, non riusciremo mai a trovarlo. Sono troppe persone. Intuizioni? Percezioni? Ah, è tanto che provo a cercarlo con le percezioni, ma niente da fare. È l'unico modo che abbiamo, Diego. Altrimenti sarò costretto a viaggiare nel tempo per incontrarli uno per uno fino a trovarlo. Non posso perdere ciò che più amo al mondo per un bene materiale. Ah, magari fosse un bene materiale. Posso entrare? Sei già entrato, piccolo, vieni. Bene. Io non ne sono proprio sicuro, però... Bene, sentiamo. Che succede, Geronimo? Tranquillo, racconta. Succede questo. Che cosa? Che? Il segno. È una macchia che ho da sempre. Com'è possibile? Lui non è un De La Fuente. Controlliamo il libro. Di che anno sei, Geronimo? Del 2000. 2000. 2000. Sì, è vero. Qui dice che sei un discendente diretto della famiglia De La Fuente. Nipote carissimo. Questo è un miracolo. È un dono del cielo. È possibile che io debba aiutarvi a recuperare i ragazzi? Aspettate un momento. Sì, di questo poi dovremo parlare. Sono preoccupata, capisce? Certo. Proprio te stavo cercando. Sì. Alzo le mani! Abbassi l'arma, signor commissario. Insomma, tutto si può sistemare parlando, discutendo. Non è uno show, non è uno spettacolo. Il signore che vedi è un ufficiale, è il signor Fabian, è il commissario del distretto 31 e deve farti delle domande. Sì. Buonasera. Infatti stavo per chiedere di che si trattava. Di che si tratta? Di fare delle domande? Esattamente. E sì, deve farti delle domande riguardo a Lucilla. Esatto. Lucilla, e venite a chiedere a me? Sono sempre io la colpevole. Io ho detto tutto quello che avevo da dire. Non ho nient'altro da dire. Se avessi avuto qualcos'altro da dire... Beh, perdonami, però lo siamo tutti quanti che tu sei in combutta con... Mi scusa un secondo, commissario. Sappiamo tutti quanti che tu sei in combutta con Eusebio, perciò come non fare la santarellina, capisci? Perché ormai è tutto chiaro, capito? Un'altra cosa, scusi tanto, gente. L'altra cosa che volevo dirti è che ora tutti sappiamo che anche Renata è in combutta con Eusebio. Che c'è? Serve qualcosa? No, niente. Ah, bene. È davvero una cosa assurda. Che anche Renata è in combutta con Eusebio e che sono stati loro due a ingannare il mio povero figliolo. Le serve qualcosa? No. Perciò ti conviene rispondere alle domande a tutte, se no te la vedrai con me, hai capito tutto? Hai capito tutto? Sì, bene, perfetto, signora Vittoria. Ho capito, ora il concetto è chiarissimo. La porti via, gente, le faccio le domande. Faccia piano, Beh, sì, però mi ha preso per un braccio come se fosse un bracciolo. Come no, vedrai. Per favore, amore, rispondi. Pronto? Ciao, Alessio, sono io. Luna, amore mio, dimmi dove sei, per favore, dimmi dove sei. Luna, per favore! Rispondimi, che ti succede? Dove sei? Luna! Voi pensate che lo zio Felipe verrà a liberarci? Non lo so, a questo punto tutto è possibile. L'importante è non perdere le speranze. Voi due state insieme. Vi sostenete uno con l'altro. E noi invece siamo qui da soli. Forza, Alessandro, sono con te. Questa storia ci riguarda tutti. Io ho paura che Eusebio abbia degli altri piani per tutti noi. Altri piani? A che cosa ti riferisci, Caterina? Io non mi fido affatto di quel tipo. Per me, quando avrà il tesoro, non ci libererà. Ma perché? Quando lui avrà il tesoro, noi non gli serviremo più. Per questo, allora potrà disfarsi di noi. Se quello che dice Caterina è possibile, dobbiamo agire adesso. Non si può aspettare senza far niente. Non possiamo fare niente, Luz. È impossibile scappare da questa dimensione. Abbiamo provato. L'unica cosa da fare è pregare e sperare che lo zio Felipe ci liberi. Sperare, come se fosse una cosa facile. Ti chiedo anche scusa per l'altro giorno nella lavanderia. Non te lo meritavi. No, ti sbagli, sì che me lo meritavo. Mi sono comportata molto male con te e non dovevo farlo. Quindi va bene, tu ti sei difeso e io ti capisco. Beh, mi sembra che ora siamo in pace, no? Scusami per tutto. Gaia, e se festeggiassimo e ti invitassi a uscire? Gaia, stai pensando a lui, eh? Sì, e a quanto sono scema.
Se ora fosse qui davanti, che gli diresti? Prima chiederei scusa per tutte le cose stupide che ho fatto e che gli ho detto. E dopo? E dopo gli direi che mi piace e che voglio stare con lui, che vorrei che stessimo insieme, che ho voglia di costruire qualcosa con lui, non so. Beh, almeno questa esperienza ti servirà da insegnamento. Va bene? Sì. Non rimanerci male. Ragazze, come va? Bene. Non prendetela male, però... Perché non ne approfittate adesso che è stato rimandato il festival e usate questa parentesi per finire il video del gruppo? No, no, perdonami, Ivo, però io sto male e non ho voglia di fare niente. Vedi, Gaia, tutti noi siamo tristi. Per i ragazzi, per Luna. Però io credo che la musica sia un buon rimedio per la tristezza. O no, Valentina? Sì, 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 sì. Non piangere. Allora andrò nell'altra dimensione? Sì, signore. Evviva, lo posso dire ai ragazzi? No, no, ancora no, ancora no. Calmo, andiamo passo per passo, figliolo. Prima di tutto dobbiamo farci fare un'autorizzazione da tuo padre. Ma i miei genitori sono in Inghilterra con Lila. Ah, questo è un problema. Però credo che Victoria abbia il potere di prendere questo tipo di decisioni. Ah, tu credi che Victoria lo autorizzerà? Consultarla non ci costerà assolutamente niente. Beh, Victoria deve capire che è molto importante per tutti che Geronimo vada nell'altra dimensione. Benvenuto nella squadra. Ragazze, pronte? Stai registrando? Sì. Andiamo. Così no. Non c'è impegno. Ma i passi tu li sai? Valentina, io sono qui al posto di Luna. Se mi viene male, pazienza. Non serve che venga perfetto. Sì, ma già che ci sei, mettici un po' d'impegno. Va bene. E Gaia, anche tu, sforzati un pochino. Valentina, te l'avevo detto che non avevo voglia di provare. Sì, beh, ti capisco, però è il videoclip del gruppo. Ci hai ripreso in primo piano? Di che parli? In primo piano, piano americano. Come ci hai riprese? Dai. Fede, non va bene così. Come pensi che si riesca a vedere la coreografia? Ora che ho fatto? Niente, Fede, devi riprendere così, vedi? Qui c'è il... è qui. Fa così e basta. Allora, hai capito? Bene. Proviamo di nuovo? Sì, sì, proviamo, vabbè. Siete pronte? Proviamo? Sì. Stai girando? Sì. Dai. Molto bene, eh? Molto, molto bene. Grazie. Alla fine abbiamo seguito il tuo suggerimento. Ne è valsa la pena. State facendo un ottimo lavoro. Complimenti. Sì, in realtà è grazie a Valentina che vuole stimolarci e si sta occupando di tutto. Beh, contare solo su se stessi serve a migliorarsi. Sì, conti su te stessa e anche sugli altri, no? Perché anche Federica e io abbiamo fatto qualcosa per il videoclip, no? Ma sì, certo, è anche merito vostro. Allora, Victoria, mi lascia andare nell'altra dimensione per salvare Luna e gli altri ragazzi? Ora io dico, per please, signor Diego, perché deve essere il piccolo ad andare nell'altra dimensione e non un adulto? Geronimo è uno degli eredi del tesoro, Victoria. Geronimo? Sì. Davvero? Io? Non è bellissimo? Vediamo? Abbiamo appena scoperto che Geronimo ha il segno dei De La Fuente. Vediamo? Sì. Ah, guarda, è vero, sì. Guarda. È uno dei miei discendenti, vediamo? Infatti. Va bene, però, mi lascia partire, sì o no, per favore? No, lo so, è pericoloso, il viaggio è veramente pericoloso. Sì, Victoria, io non le voglio mentire. L'altra dimensione è dove vive Eusebio. È veramente un posto molto pericoloso. E me lo dice così, Diego? Tu sei sotto la mia responsabilità. I tuoi ti hanno affidato alla Mastery School e alle mie cure. Se ti dovesse succedere qualcosa... Sì, lo so, Victoria, però Diego mi proteggerà. Scusate un secondo. Felipe, sei sicuro che è stato Eusebio a rapire Luna? Chi altro potrebbe essere? È stato proprio Eusebio a dircelo. Sì, però da quando Eusebio è una persona di cui possiamo fidarci? Senti, Alessio, che cosa vuoi dire? Voglio dire che Luna potrebbe essere prigioniera di Renata. Non hai mai pensato a questo? Se Luna è prigioniera di Renata, perché Eusebio mi ha detto che l'ha rapita lui?
non so, per fare pressione, suppongo. Sei tu il sensitivo qui, o no? Va bene, va bene. È anche possibile che Renata sia con Eusebio e che insieme abbiano portato Luna nell'altra dimensione. Che perspicacia! Avanti! Ma che cosa vuole? Mi ascolti, avanti, signor commissario, signor agente Fabian. Io non sto mentendo, sto dicendo tutta la verità e nient'altro che la verità. Ma che succede qui? Mi spiegate che succede? Non capisco succede niente. Succede che questa donna è completamente pazza. Certo, questo è si pazza. Sa, ma che cosa è successo esattamente? È sicura che Lucilla Lopez è questa gatta. Senza dubbio questa donna sta perdendo la testa. Oh, ma quanto è originale lei. Io vi assicuro che la gattina così carina, pelosa e capricciosa che vedete è Lucilla. Eusebio l'ha trasformata in una gatta perché ci disturbava. Supponendo che sia vera la sua versione, Rita, è da un mese ormai che Lucilla è sparita. Solo ora ce lo viene a dire? E che Eusebio mi aveva minacciata. Aveva detto che se io non chiudevo la bocca, se io dicevo tutto, lui avrebbe fatto cose terribili, orribili a me, a mio fratello. Guardi, guardi che bella gattina. È Lucilla, le parli, vedrà che è Lucilla. Mi scusi, oh, mi scusi, mi perdoni, faccia come vuole. Vicky, faccia quello che vuole di me, ma mi conceda il suo perdono, per favore, per favore. Lucilla? Ha visto? Questa è una follia totale. Certo. È vero, ma è Lucilla. Mamma, è una follia, però stavolta Rita non mente. Dove sta? Oh, non può essere! È là! Qui nascondete qualcosa. Chi è questo Eusebio? Agente, chiedo scusa un secondo. Gliela ridò subito. Venga qui. Yeah. Bene, ora mi deve dire una cosa e pensi molto bene a quello che risponderà. Sì. Luna, si trova nelle mani di Eusebio, sì o no? Sì, sì, sì. Lui la tiene in ostaggio. Non so come, ma l'ha portata nell'altra dimensione. Alessio, si tolga. Occhio, eh? Questo è per tutti, per tutti. È una cosa molto importante. Eusebio mi ha detto di riunire tutti i discendenti del signor Felipe, inclusi il signor Felipe, il signor Diego e inclusa anche Luna. Ah, sì, inclusa anche Luna. Perciò non c'è dubbio. Luna è nell'altra dimensione. Ah, no, esigo una spiegazione. Che significa viaggi nell'altra dimensione? Persone che diventano animali. Per favore, no, spiegatemelo ora. Spiegare, no, no, non mi muovo da qui se non me lo spiegate. Ma no, 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 mi dovete dare le spiegazioni. Non possiamo spiegare. Spiegatemelo, per favore, perché giuro che non ho capito proprio niente. Si ricordi che prima le ho dato una foto, così può cercare Renata. Cerchi anche qui alla Mastery School, è grande, faccia un bel giro. Conosco il mio lavoro. Grazie per la sua buona volontà. Grazie, agente. Che incoscienti che siete, che incoscienti che siete. Parlate di cose così personali, intime come la nostra storia davanti a un commissario. E adesso questo gatto è spaventatissimo. Quella è Lucilla, vede? Che succede? Vi siete impazziti? Mi scusi tanto. Mi autorizza così io posso andare nell'altra dimensione e posso salvare Luna e gli altri ragazzi? Victoria, lo proteggerò con la mia stessa vita. Mamma, per favore, pensa a Luna e ai ragazzi, per favore. Per favore, Victoria, voglio andare. Tu vuoi andare? Oh, sì, voglio andare, per favore, posso. È caduta. Non lo so. Geronimo, sta molto attento. Mi mancherai, Clara. Geronimo, mi mancherai. Anche tu, amico. Sono molto orgogliosa di te. Grazie. Andiamo, Geronimo. Diego e Felipe ti stanno aspettando in direzione. Ehi, aspetta! Sei il mio eroe. E anche il mio, Clara. Grazie a lui io rivedrò mia figlia. Ma che cosa aspettate? Perché non attraversi subito il portale, Diego? Tranquillo, tranquillo. Ma che cosa vi prende? Stiamo aspettando una sorpresa. Una sorpresa? Io odio le sorprese! Che cosa avete in mente? E che ci fa lì quel bambino? Geronimo è la sorpresa. Lo dovrai accogliere, sarà tuo ospite. Pronti per andare nell'altra dimensione? Mamma, non vuoi mangiare niente?
niente, senti che buono. Svegliati, mamma. Mamma, amore mio, ero riuscita ad addormentarmi per 5 secondi e mi hai svegliato. Non voglio mangiare, non voglio niente. Mi sento un pallone da calcio nello stomaco. Beh, ma pensiamo positivo, Vittoria. Ora Diego e Geronimo troveranno il modo per liberare gli altri ragazzi. Lo sai che voglio, Toto? Che tutti i ragazzi, tutti tornino in perfetto stato, sani e salvi. Fratellino, sei nervoso per Luna, vero? Sì, sono preoccupato per tutti in realtà, però Luna è speciale. Ma certo. Se le succedesse qualcosa non so che farei. No, io neanche, perché... Luna! Amore mio! Luna! Amore! Oh, eccoti! Stai bene? Che è successo? Oh, dov'è? Sibilina mia! Tesoro! Vittoria! Dov'eri? Che cosa è successo? Oh, Renata mi aveva sequestrata, però... Sono scappata, per fortuna. Renata? Visto che avevo ragione, Eusebio non ti aveva imprigionata nell'altra dimensione. No, non era Eusebio, era Renata, è sempre stata Renata. E il nostro Geronimo? E ora Geronimo? Che è successo a Geronimo? Diego e Geronimo stanno per andare nell'altra dimensione perché Eusebio ha detto a Felipe che tu eri in suo potere. Sì, vogliono riscattarti. Eusebio li ha ingannati. Dobbiamo impedirlo subito, andiamo. Sì, ma non devi agitarti. Sì, andiamo. Sì, certo, andiamo. Que siempre está conmigo, sí.